Ben ritrovati cari amici di GRP, ci troviamo di nuovo in compagnia del dottor Luigi Torchio, buongiorno, Buongiorno medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicine naturali e omeopata. Dunque, dottor Torchio, l'argomento di oggi è l'influenza, siccome siamo in un momento di alto picco. Quindi, la prima domanda è perché alcuni individui si ammalano di più rispetto ad altri? La suscettibilità all'influenza dipende da dei fattori indubbiamente genetici, nel senso che alcune persone hanno un sistema immunitario più efficiente e sono più resistenti alle malattie. Però in effetti la resistenza alle malattie dipende anche da tanti fattori di stile di vita. Per esempio, l'alimentazione è fondamentale, un'alimentazione che deve essere ricca di vitamine, di sali minerali. E uno stile di vita corretto con dei bioritmi regolari, perché anche dei ritmi irregolari con poco sonno o cambiamenti degli orari di lavoro, i turni di notte e tutto quanto, possono ridurre notevolmente l'efficienza del sistema immunitario ed esporci quindi maggiormente a queste infezioni. Indubbiamente, per quello che riguarda l'alimentazione, le tossine hanno un costo per il corpo, nel senso che lo smaltimento delle tossine ha un costo. Quindi mangiare male vuol dire indebolire, abbassare l'energia, indebolire il sistema immunitario. Quindi come possiamo potenziare il sistema immunitario? Ma a livello di cibi, per esempio, la cosa migliore è quello di, oltre a ridurre tutti i cibi che sono altamente intossicanti, e questi già li conosciamo, fritti, intingoli, salse, cibi, diciamo, pesanti per la digestione, abbiamo tutta una serie di cibi stagionali, soprattutto le verdure, che sembrano fatte apposta proprio per aiutarci. Per esempio, un consiglio sarebbe tutti i giorni una spremuta di agrumi, che hanno non solo dei disintossicanti, ma hanno anche dei fattori anti-influenzali, oltre che molta vitamina C naturale. Le persone che possono soffrire di leggeri disturbi di stomaco possono mettere nella spremuta delle piccole quantità, la punta di un cucchiaino di bicarbonato, in modo da poter neutralizzare un po' l'acidità eccessiva della spremuta. Poi abbiamo tutte le crucifore, cioè tutta la famiglia dei cavoli, cavolfiori, broccoli, che hanno tutta una serie di sostanze molto utili per potenziare il sistema respiratorio, non a caso vengono d'inverno. Per quello che riguarda poi i cibi, non dimenticherei la banalissima cipolla che, oltre a fluidificare il sangue, ha delle molto ricche di vitamina C, ma ha delle funzioni proprio di stimolare il sistema immunitario e anche funzioni direttamente antinfluenzali. Benissimo, quindi abbiamo appurato che ci sono degli alimenti che appunto ci fanno aumentare la resistenza fisica, insomma, la resistenza a queste influenze. Ma dei rimedi naturali, quando appunto un individuo è colpito da una grossa febbre, da una potente febbre, ci sono? Quali sono? Come assumerli? Certamente. Allora, per quello che riguarda la febbre, è importante specificare che questa corsa al farmaco per abbassare la febbre non è indubbiamente sempre la scelta vincente. Il virus dell'influenza tende a disattivarsi, a diventare meno virulento, meno potente, con il caldo. Quindi dobbiamo metterci a letto al caldo, possiamo fare i suffumigi, col vapore, eventualmente gli oli essenziali balsamici. E se c'è un 38 di febbre, noi dobbiamo tenerla. La febbre si deve abbassare quando sale in eccesso e può rappresentare un pericolo. E quindi, ecco, andare a dormire con 40 di febbre è pericoloso perché nel sonno potrebbe alzarsi ancora. Ma se si ha 38, prendere l'antipiretico direi che è assurdo perché il corpo si difende con l'alta temperatura e attraverso l'alta temperatura proprio combatte il virus. Quindi un minimo di febbre lo dobbiamo mantenere. Poi abbiamo tanti rimedi, per esempio la china, che è un rimedio antifebbrile molto efficace, abbiamo il sambuco, per esempio, e abbiamo la spirolumaria, che è anche un antinfiammatorio, e poi abbiamo una serie di erbe che invece stimolano il sistema immunitario. Astragalo, rosa canina, che è ricca di vitamine C, l'echinacea, che non sono direttamente degli antinfluenzali, ma stimolano le difese immunitarie nei confronti di qualsiasi malattia batterica o virale. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli e noi ci rivediamo sempre alla stessa ora su GRP.